Ringraziamo la professoressa Urso per questa bella, magistrale illustrazione di quella che era la messa in scena delle Baccanti, e passiamo la parola al professor Massimo Raffa, docente di materie letterarie, latino e greco al liceo Impallomeni di Milazzo e presidente della delegazione dell'Associazione Italiana di Cultura Classica di Milazzo. Il professor Raffa invece ci farà entrare nel mondo della musica delle Baccanti. Prima dell'inizio della relazione del collega Raffa, una comunicazione di servizio. È stato smarrito un portafoglio Timberland marroncino. Qualora qualcuno dovesse trovarlo, può consegnarlo a uno dei tutor distinti dalle magliette che vedete. Grazie. E grazie a tutti gli intervenuti. Dicevo grazie a tutti gli intervenuti, grazie al direttore del DIGAM, il professore Giordano, ai professori Meliadò e Di Stefano che hanno organizzato così splendidamente questa giornata. Mi sia concesso, prima di iniziare, un ringraziamento speciale agli alunni del liceo Impallomeni, a cui sarò lieto di cedere la parola, della classe quarta, di cedere la parola alla fine del mio intervento per il loro intervento, coordinati splendidamente dalla collega Maria Miceli, e non me ne vogliano gli altri, un saluto anche ai miei ex alunni del liceo di Capo d'Orlando che vedo lì su e che ricordo sempre con tanto affetto. Le Baccanti sono la tragedia di cui forse è più interessante studiare l'aspetto musicale, e anche forse più frustrante rendersi conto di quanto questo studio debba necessariamente infrangersi contro la penuria delle fonti, la scarsità delle informazioni che noi abbiamo sulla musica che non vorrei dire accompagnava, ma che era parte viva, integrante e sostanziale della tragedia greca. Quando ci occupiamo di musica antica, greca antica, ci troviamo sempre a fare i conti con questa assenza, con questa difficoltà. Nel caso di una tragedia come le Baccanti, questo è ancora più frustrante, perché voi vi rendete conto di quanto una tragedia su Dioniso, e quindi una tragedia su quello che, come è stato autorevolmente detto prima del mio intervento, è il cuore del tragico, quanto avrebbe beneficiato la conoscenza anche della parte musicale, quanto avrebbe beneficiato la nostra conoscenza del tragico, dà la possibilità di esperire meglio anche la parte musicale. Musica e tragedia sono intimamente connesse. Se voi pensate il celebre titolo dell'opera di Nietzsche, no? La nascita della tragedia, si cita sempre questa parte del titolo e molto meno spesso la seconda parte, Aus dem Geist der Musik, la nascita della tragedia dallo spirito della musica. Anche nella riflessione di Nietzsche, non ha torto, questi due elementi erano connessi. Ora, è utile ricordare sempre che i poeti tragici, voi dovreste pensarli, tutti noi dovremmo pensarli innanzitutto come compositori, perché la tragedia nasce già, non è una poesia di parola a cui viene aggiunta la musica, ma nasce nella mente di chi la compone come uno spettacolo, come una performance multimediale in cui la musica non è un elemento di orpello, ma è un elemento consostanziale. I tragici sono tutti compositori, a maggior ragione lo è Euripide, perché anche se dal punto di vista statistico, se noi andiamo a fare un conto, le parti che possiamo presumere cantate, musicate nelle tragedie euripidee in percentuale sono minori rispetto a quelle degli altri tragici, soprattutto dei tragici dell'inizio. C'è uno dei problemi attribuiti allo pseudo Aristotele in cui ci
si chiede come mai i primi tragici erano soprattutto melopoioi, cioè compositori di melodie. In realtà nell'arco di sviluppo della tragedia, dai suoi inizi fino a Euripide, c'è una riduzione progressiva della quantità di versi che vengono cantati. Questo era anche uno dei motivi per cui poi Nietzsche accusava Euripide di aver ucciso la tragedia, di aver introdotto il raziocinio all'interno di un genere che invece doveva essere l'espressione del dionisiaco. Però per converso, Euripide è vero, magari compone meno musica in percentuale, ma è uno degli autori che riflettono più di tutti sul suo processo compositivo, riflettono sulla musica e soprattutto ha un approccio assolutamente nuovo alla composizione musicale che gli attira delle critiche. Sono state citate prima opportunamente le rane, in particolare la scena dell'agone, no? tra Eschilo ed Euripide. Da quella scena, prima il professor Albanese faceva riferimento alla monotonia dei prologhi, in quell'agone c'è un altro gruppetto di versi che mi piace citare qui, in cui Eschilo accusa Euripide di avere fatto delle contaminazioni, cioè che cosa fa Euripide? Rompe quella unità di stile, almeno questo è quello che gli rimprovera il tradizionalista Eschilo per bocca del forse tradizionalista Aristofane, perché ci sono sempre i filtri, non dobbiamo prendere tutto per oro colato. Però l'accusa che viene mossa è quella di inserire nella tragedia degli stili musicali che non avrebbero, diciamo, che Eschilo non avrebbe messo mai, e neanche Sofocle. Eschilo dice invece lui, cioè Euripide, prende il suo miele dappertutto, dietro c'è la metafora della poesia come miele, no? E qui absit in ura verbis, sto solo leggendo, canti da puttane, canzoni di Mileto, motivetti per flauto della Caria, compianti funebri, arie di danza. Cioè Euripide mette dentro la tragedia di tutto. È uno sperimentatore, è un innovatore musicale. Questo ovviamente a qualcuno non piaceva. Inoltre, Euripide è anche un compositore, poeta che riflette sul teatro, su come si fa il teatro, e questa riflessione sul teatro metateatrale la va a inserire nelle sue tragedie. Prima giustamente ha ricordato la professoressa Urso che la scena di Penteo che si traveste da Baccante è una scena di trucco e parrucco, cioè noi siamo trasportati nel farsi del teatro. Il teatro si fa in scena, il personaggio si trucca in scena e in alcuni casi Euripide ci fa anche assistere alle prove di coro. C'è una all'inizio dell'Oreste, anch'essa una tragedia tarda, non quanto le Baccanti ma tarda. Oreste è lì sul letto, arriva il coro, Elettra ha paura che il coro lo svegli facendo fracasso, e in un paio di versi spiega al coro come deve danzare e come deve cantare. Dice: zitte, non appoggiate il piede per terra facendo rumore, cioè sta dando delle indicazioni di danza. Qui Elettra fa la coreografa, dopo, qualche verso dopo, Elettra spiega al coro anche il tipo di voce che deve emettere. Parlami con voce simile al soffio di una fistola di canna sottile, cioè cantate in falsetto, non cantate forte che sennò Oreste si sveglia. Queste erano indicazioni sceniche, cioè Euripide che cosa fa? Mette dentro il testo poetico, poiché i testi antichi non avevano didascalie esterne. In un testo teatrale di oggi voi trovate tra parentesi quello che deve fare l'attore mentre pronuncia la battuta, alzandosi, sedendosi, magari è scritto in corsivo. In un testo antico tutto questo non c'è, e Euripide lo mette dentro il testo, di modo che il coro di Daskalos, i coristi che non erano professionisti, possano regolarsi al momento delle prove, se non erano presiedute direttamente da lui, della messa in scena. Quindi è un autore che riflette tantissimo sulla musica e anche su a cosa serve la musica, perché il periodo in cui Euripide si forma corrisponde a quel periodo in cui esplode la sofistica, come tutti sappiamo, e gli anni giovanili di Euripide sono gli anni in cui ad Atene era molto ascoltato Damone di Oa, teorico musicale, consigliere di Pericle, e Damone aveva iniziato una riflessione su come, in quale misura la musica può influire sull'animo umano.
come è possibile manipolare o indurre determinati sentimenti nei cittadini, nel pubblico, attraverso l'uso della musica. Già in una tragedia che è nettamente anteriore rispetto a quelle di cui ci occupiamo, la Medea, Euripide mette in bocca a un personaggio che è socialmente subalterno, che è la nutrice, una riflessione molto seria sul rapporto tra musica e dolore, cioè la musica può servire, si sente? La musica può servire a sanare i dolori dell'anima. Euripide su questo punto è scettico, lui spesso fa dire le cose importanti a personaggi che importanti non sono, servi, nutrici, come in questo caso. Euripide dice: io vorrei che gli uomini trovassero veramente un modo per curare i mali dell'anima con la musica, però finora nessuno è riuscito a farlo, d'accordo? E in quegli anni nasceva anche una riflessione sempre di tipo sofistico sulla possibilità di una musicoterapia. Quindi Euripide è perfettamente inserito, diciamo così, nel dibattito culturale del suo tempo. Nelle Baccanti c'è un riflesso di questo. Per esempio, nella prima strofa del primo stasimo, quali sono le prerogative del Dio? Tadechei, il Dio ha queste cose. Per esempio, iniziare le danze dei diasi, e poi dice: metà taulunghe lasai, ridere con l'aulos. Cioè, l'aulos, lo strumento a fiato, adesso parleremo meglio e vedremo che cos'è, è una specie di catalizzatore delle emozioni, cioè l'aulos è un intensificatore delle emozioni. Se l'emozione è positiva, l'aulos la amplifica. Chi è allegro, con l'aulos diventa più allegro. Chi è triste, al suono dell'aulos non elimina questa tristezza, ma in un certo senso la porta a maturazione, come nella cura delle malattie. Cioè, questa tristezza aumenta finché esplode, e in questo processo forse c'è la cura. Per tornare al prologo, che opportunamente è stato menzionato diverse volte stamattina, il prologo è un esempio di come Euripide realizzi una partitura nascosta, perché gli ultimi versi del prologo sono quelli che vedete qui, sono i versi in cui Dioniso lancia, diciamo così, il coro che sta arrivando, e a un certo punto dice: affollatevi intorno alla reggia di Penteo e percuotete questi strumenti. Basilea, anfidoma del tu sei, tade, chiupeide, tiumpana. Cioè, il fatto che ci sia il deittico tade è un'ottima prova del fatto che questi tamburi erano un oggetto scenico. Ora, il tiumpanon, vediamo un po' se... Ecco, qui ne ho un'immagine di IV secolo. Il tiumpanon è un tamburo a cornice, cioè è un cerchio di legno su cui viene tesa una pelle di animale. Come potete vedere dall'immagine, somiglia molto ai tamburelli anche della nostra tradizione del Mediterraneo, insomma è musica mediterranea. I tiumpana delle Baccanti sono grandi. Ora, più è grande questo cerchio di legno, più il suono che lo strumento restituisce sarà grave. Oltretutto, a seconda di quanto si tende la pelle dello strumento, si possono ottenere effetti diversi. Quindi, quando voi pensate ai tiumpana, oltretutto il nome stesso viene dalla radice del verbo tiupto, è un oggetto che si colpisce, che si batte, d'accordo? Dovete pensare a un oggetto grande che restituisce un suono non rumoroso, ma profondo. Adesso vedremo che differenza possiamo fare. Fra le ultime parole del prologo e l'inizio dell'avaro dovere e propria, ci sono dei versi che sono una specie di preludio, che è un aprodo, un inizio, non è ancora l'avaro. In questo momento noi possiamo pensare che stiano suonando i tamburi, che stiano suonando i timpani. È l'unico strumento che è stato menzionato fino a questo momento.
Ora, se voi fate caso al ritmo, noi abbiamo asias, apogaias, pure quando prepariamo una tragedia per l'esame di Stato o per l'esame, cerchiamo sempre di fare rileggere il testo ad alta voce, perché facendo risuonare il testo si notano delle cose che la lettura silenziosa, che fra l'altro gli antichi non praticavano, cioè si dibatte se la conoscessero, ma non la praticavano. La lettura ad alta voce rivela degli aspetti del testo, se possibile anche la lettura metrica, che non sono aggiunte, non sono fastidi, ma ci dicono delle cose fondamentali. Quello un momento prima ha parlato di tamburi, adesso Asias, Apogaian, Hieron, Molonna, cioè questo tipo di ritmo era probabilmente sottolineato dalla presenza del timpanon, ma questo è canto? Probabilmente questo non è ancora canto, intanto perché noi abbiamo il timpanon e poi perché, vedete l'ultimo verso della parte che ci è riportata qui, con modi da sempre in uso, immeso, canterò Dioniso, lo Iumnos deve ancora iniziare, è probabile che questi versi venissero eseguiti con una modalità declamata, ma non ancora cantata, forse in paracataloghè, cioè con un'intensificazione di suono, una voce che non è più quella del parlato, ma non è ancora quella del cantato, diciamo così, una via di mezzo. Dopodiché inizia, col magarismos di cui parlavamo prima, inizia la parola vera e propria, e qui, se ci fate caso, cambia anche il ritmo. Quello era un ritmo ascendente, asias, apogaias, qui siamo passati al coriambo, oh macarostis, cioè è cambiato proprio l'atteggiamento musicale, qui si comincia col tempo forte e poi si va sul tempo debole. A questo cambiamento, che è significativo, e in scena fa un grosso effetto, probabilmente faceva riscontro anche un cambiamento intanto nel passaggio dal declamato, dal cantillato, dalla paracatologia al canto, ma forse c'è anche l'aggiunta dello strumento, perché sempre nell'avaro, nella seconda antistrofe, accanto al il circolo di legno, questo cerchio di legno su cui più sodano più glomatode, su cui è tesa la pelle, adesso si aggiungono gli auloi della Frigia. La Frigia l'abbiamo già, le donne vengono da Oriente, questa è una di quelle musiche orientali che portava Euripide e che probabilmente gli attiravano gli strali dei suoi critici, ma adesso compare l'aulos frigio, che è uno strumento tipico del corteggio della Dicibele, della madre degli dei, della divinità femminile, e anche del corteggio dionisiaco. Questo aulos frigio, ecco, per farvelo vedere, vabbè, la testimonianza iconografica è posteriore, ma se voi guardate sulla destra dell'immagine, vedete quello strumento costituito da due canne, in realtà le dovete immaginare entrambe inserite nella bocca del suonatore che le suonava contemporaneamente, una delle quali ha un corno ricurvo, cioè la canna finisce non diritta come l'altra, ma con un'estremità ricurva e svasata, che veniva realizzata quasi sempre con un corno d'animale. Un trattato pseudo-aristotelico, il Deo di Bilibus, il Peri Auguston, ha una sezione che parla proprio di come questi corni venivano cotti, preparati, di modo che avessero un suono più potente, dolce e continuo che fosse possibile. Questo strumento, se per caso nelle traduzioni che voi avete lo chiama flauto, siete autorizzati a gettare via il libro o come nell'attimo fuggente o a strappare la pagina, perché in effetti non si usa più tradurre l'aulos con un flauto, perché l'aulos è uno strumento ad ancia. Voi dovete pensare, se adesso parte l'audio, io ho un esempio di suono auletico inciso da uno studioso austriaco, Stefan Hagel, e ditemi se questo è un flauto. Si tratta di un suono che riguarda molto di più, per noi forse la cornamusa o la bombarda, è un suono non esile come quello di un flauto, ma è un suono che occupa lo spazio, è un suono penetrante. Con un suono così si può fare un rito dionisiaco,
col flauto che orgasmo vuoi fare, insomma. Quindi dobbiamo tenere presente anche la differenza timbrica quando pensiamo a questi strumenti. Ebbene, se voi questi strumenti insieme danno un effetto che viene descritto all'inizio del primo stasimo, dove peraltro il coro immagina che Dioniso chiami il coro stesso sul monte. Quindi qui abbiamo una specie di descrizione del dionisismo che si autorappresenta. Questo è il coro che sta dicendo, sta raccontando come Dioniso chiamerà le donne stesse del coro a celebrare i suoi riti. Okay? Qui viene attivata in questi versi la radice a cui faceva riferimento prima la professoressa, che è quella di Bremo, cioè il dio è Bromios, l'ha nominato un paio di versi prima. I suoni che vengono prodotti dal lodos, dallo strumento a fiato, sono suoni che tremano. I timpani sono bariubromoi, cioè non è musica, non sono suoni acuti questi, perché i suoni acuti non raggiungono le viscere del corpo. La musica delle baccanti è una musica viscerale. Non a caso nelle baccanti voi non trovate neanche il nome della cetra, perché lo strumento a percussione, il timpano, e lo strumento a fiato sono quegli archetipi strumentali che nascono dal corpo. Il primo strumento a percussione è la cassa toracica umana. Già battersi sul petto, riti ancestrali, significa suonare un tamburo, solo che il tamburo siamo noi. E quindi facciamo vibrare noi stessi. Il tamburo, strumento musicale, non è altro che una proiezione tecnologica delle cavità del corpo. L'aulos è un'estensione, una proiezione dell'apparato fonatorio umano, perché anche l'aulos ha le linguette, esattamente come la nostra laringe ha le corde vocali, tant'è vero che si chiamano glottides. Quindi, come voi potete vedere, questi sono gli strumenti che hanno cittadinanza nelle baccanti, non lo strumento, per esempio, avollineo, che è la cetra. Il tempo è tiranno, vado velocemente avanti, però la musica delle baccanti percepita dalle baccanti stesse non è quella percepita da Penteo, che quando parla con lo straniero dice: queste donne che tu ti sei portato dietro, io che cosa farò? Intanto le venderò come schiave, e così fermerò pausas queira dupu tude caibursus tubu, cioè quello che è il tamburo nella battuta di Penteo viene disintegrato e ridotto ai suoi termini costitutivi. Non c'è più il timpano, c'è un fracasso dupos che è dispregiativo, e lo dice Penteo, mentre del timpano viene presa solo la pelle, e il suono del timpano diventa questo fragore di pelle, perché Penteo ha un pregiudizio sulla musica delle baccanti, come ha un pregiudizio su tutto il dionisismo. Infatti, quando il messaggero parla con Penteo di come le baccanti si sono trasformate in bestie feroci quando sono state attaccate dai soldati, lei dice: in quel momento non erano, come tu dici, ubriache di vino e di suono. Cioè, questa è l'idea di Penteo. L'idea di Penteo è che il suono sia come il vino, che ubriachi, mentre invece non è così, perché le baccanti rimangono tranquille finché non vengono attaccate. Allora, diciamo, per concludere quello che voleva essere anche il senso del mio discorso, è che la divergenza insanabile tra Penteo e Dioniso si misura anche sul terreno della musica in questa tragedia. E non è dato sapere quale sia esattamente la posizione di Euripide. Il tragico presenta il problema, non lo risolve, lo presenta a noi. Però vedete che c'è un dionisismo selvaggio, che è quello delle donne di Tebe, che Dioniso ha invasato per perderle, per distruggerle, perché non hanno riconosciuto la sua divinità. Poi c'è un dionisismo buono delle donne che lui si porta con sé dall'Asia, che non attaccano mai nessuno, e sono quelle, le donne del coro sono quelle che cantano. Quindi, distrutto il fanatismo della ragione, quello di Penteo, distrutto
attraverso il dionisismo, colui che era incredulo rispetto al fatto religioso, che cosa rimane? Un dionisismo in cui la musica si configura come incanalamento della crudeltà primigenia attraverso l'elemento ritmico dato dal timpanon e l'elemento melodico dato dall'aulos, per cui la musica si pone come sintesi tra questi due estremi, il rito selvaggio incontrollato e la razionalità che nega il divino, quella di Pentheo. Vi ringrazio.